alla fine è il caso che lo facciate davvero, perché vi piacciono meno, sti ragazzi non hanno alcuna intenzione di starsene zitti e buoni. Perciò bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra original top 10 trionfi dei Maneskin nel 2021. Per questa lista ci occuperemo dei massimi trionfi del gruppo di Damiano e Soci, che giovanissimi hanno letteralmente rincoglionito le masse. Davvero, anche io non mi spiego un simile successo, che però è un sostanziale dato di fatto e alcuni dei traguardi raggiunti farebbero rabbrividire anche più scettici a riguardo, oltre ad essergli valsi il plauso di alcuni tra i più grandi. Tutti pronti a sfoggiare la vostra ghepiar di pelle e le vostre migliori calze a rete? E allora andiamo! Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Alla numero 10, la faida coi cugini di campagna. Ormai lo sapete tutti, un terremoto ha rischiato di demolire il successo dei Maneskin, un'onda di rancore che ha nomi, cognomi, scarpe col tacco 40 e capigliature fuori moda da 30 anni. I cugini di campagna, band italiana leggendaria, un essere mitologico composto dal cattivo gusto e dal pacchiano andante, ma pur sempre leggendari, che con Silvano Michetti, altro parentame vario, hanno davvero provato a spingere sul fatto che Damiano, Victoria, Thomas e Ethan gli avessero davvero copiato gli outfit per il concerto americano. Cosa stavano cantando? I'm Begging, una canzone di Frankie Valli, Four Seasons. No, non credo proprio, credo che i cugini siano ormai alla canna del gas e abbiano cercato solo della pubblicità gratis, che gli è comunque arrivata, perché alla fine nello showbiz, nel bene o nel male, purché se ne parli. Però adesso vi posterò una breve selezione di band internazionali esibitesi con abiti a stelle e strisce, giusto per dare ai cugini di campagna un ulteriore smacco di stile. Alla numero 9, il tapiro d'oro di Striscia. Ragazzi, non ci posso credere! Il Maneskin al completo! Non fraintendetemi, Striscia la notizia è un programma che andava chiuso nel 99. Doveva esserci il Millennium Bug e con esso si sarebbero dovuti distruggere gli studio, Sezio Greggio, Iacchetti, Levelini, il Gabibbo, tutti gli inviati, ma soprattutto Valerio Staffelli, che col suo tapiro d'oro ci ha davvero abbuffato gli Zebedei. Però il tapiro è pur sempre il tapiro, simbolo nazionale di valore trash intrinseco, ed essendo stato consegnato ai Maneskin proprio per il loro aver vinto tutto lo scibile umano in fatto di premi musicali, questa patacca dorata non poteva mancare. Sì, esatto. Non è vero. Ragazzi, dopo tutto quello che avete vinto, vi mancava solo il tapiro. Quanti premi hanno vinto questi Maneskin in totale nella loro carriera, prima del tapiro? Oddio, non ho idea. 4 limited edition pezzate glamour, che penso fossero intese come sfottò da boomer, anche visto il patetico trattamento riservato ad Achille Lauro qualche anno fa, che pur non significando nulla finiscono pur sempre in un palmarès che non accenna affatto a rimpicciolirsi. Amici, per ora è tutto, vi rendo la linea e sono con i Maneskin. Valerio Staffelli per Striscia la notizia, a voi la linea. Alla numero 8, la vittoria a Sanremo. Che dire di più? Niente, il premio più ambito da qualsiasi cantante italiano, nel senso che poi, a mio parere, qualitativamente puoi fare anche schifo alla morte, ma se vinci Sanremo diventerai quasi automaticamente un fenomeno contemporaneo. Dicevo, il premio tanto ambito è stato solo il primo degli obiettivi centrati dai 4 ragazzi di Roma dopo il loro lancio ad X Factor. Zitti e Buoni si presenta per la prima volta al mondo come inedito e, a quanto pare, da allora il mondo non è più stato lo stesso. Insomma, con questo pezzo sono andati tutti davvero fuori di testa e spero di non fare mai più questo gioco di parole. Sono i Maneskin! Sono i Maneskin! Alla numero 7, la vittoria all'Eurovision. Come se fosse già stato scritto, papale papale, didascalico, manco fosse davvero un romanzo di Federico Moccia, quel che poteva arrivare dopo era solo la vittoria all'Eurovision, palcoscenico internazionale che ogni anno vede in gara gli eccelsi, o presunti tali, della musica europea, e che noi non vincevamo dal 1990 con Totò Cotugno, ma che comunque avevamo vinto solo un'altra volta, ovvero con Gigliola Cinquetti nel 1964, proprio agli albori del concorso. I Maneskin hanno fatto man bassa e a quella che poteva sembrare un'edizione elegante rispetto al solito taglio, un po' più trash, a mio parere, hanno risposto con un effetto vedo non vedo degno dei grandi complessi del passato, anche un po' in debito ai grandi complessi del passato, ma con le quali si sono fatti scudo realizzando una doppietta mica da ridere. Thank you, Euro! Alla numero 6, la vetta di Spotify. Gira la ruota, yeah, yeah.
Begin, reinterpretazione di un grande classico di Frankie Valli e The Four Seasons del 1967, è stata riarrangiata dai Maneskin più di 3 anni fa e ha trovato un successo inaspettato sulla piattaforma musicale contemporanea per eccellenza, ovvero Spotify. Da quando i Maneskin hanno vinto l'Eurovision ha scalato ogni sorta di classifica, facendo toccare ai ragazzi di Roma il primo posto in cima agli artisti più ascoltati con 400 milioni di stream, e che oggi saranno molti di più, forti anche di una fanbase, sempre sulla piattaforma, di 51 milioni di ascoltatori, che se ho seguito bene gli sviluppi sono circa il doppio di quelli che su Spotify si ascoltano i Beatles. Così è, per dire. Yes! Alla numero 5, la consacrazione americana, parte 1. Consacrazione che in realtà c'è stata solo in parte, visto che agli AMA la band non ha vinto nulla, ma ha comunque sconvolto la folla con l'esecuzione della già citata Begin. E che aveva già rubato tutta la scena sul palco degli EMA, dove qui si è portata a casa il premio come miglior band rock dell'anno, esibendosi tra l'altro con un outfit in totale supporto e totale dissenso verso la l'affossamento del DDL Zan, avvenuto in contemporanea nel nostro paese, e direi che un po' di attualità nella musica non fa mai male. Begin resta per 9 settimane in cima alla classifica americana di Billboard per il genere alternative, oltre alla più duratura presenza in radio nel 2021. E quando sfondi pure negli Stati Uniti, dopo aver già conquistato i britannici, vuol dire che hai sfondato davvero. Che tu piaccia o no, hai raggiunto l'Olimpo e difficilmente ti vedremo crollare a breve. Oh mamma, mamma mia! Alla numero 4, la consacrazione americana, parte 2. Parte 2 necessaria, perché se da una parte la scena musicale è importante, negli USA il presenziare Late Show ai Night Show è parte integrante dello showbiz, con la differenza che in TV puoi anche risultare simpatico, oltre che bravo a suonare. Da Jimmy hanno annunciato quella che forse è un'occasione più unica che rara e per la quale molti avrebbero firmato un contratto vincolante la vendita della madre alla mafia ucraina. Da Ellen, invece, alla quale brillano gli occhi mentre l'introduce, un'altra esibizione di Begging e definitivo piazzamento nell'iconografia musicale americana con quella tutina dorata di Damiano che non sarà certo originale, l'avrà per forza rubata ai cugini di campagna. Alla numero 3, il ritorno a X Factor. Prima ci entri in punta di piedi, con l'arroganza di chi ha 18 anni e tutta la vita ancora davanti, poi improvvisamente ti chiedono di tornare come guest star della finale a dividerti il palco con i Coldplay, piccola band con piccoli numeri proprio. Questo è uno dei traguardi forse più belli, la finale di X Factor 2021, perché se qualcuno prima poteva definirli vanesi, spocchiosi, un po' montati, adesso si stendono i tappeti rossi, si paga per averli live e quindi li si accetterebbe anche spocchiosi, vanesi e montati. Forse non sarà significativo a livello storico come le prossime due posizioni, ma sono convintissima che ad esibirsi di nuovo davanti a quella platea si siano davvero presi una grossa rivincita, perché in quel momento a parlare non era più il televoto, ma le classifiche mondiali. Alla numero 2, il featuring con Iggy Pop. Non è che ci sia molto da capire, un po' come dovrebbe accadere in Spider-Man No Way Home, che mentre scrivo non ho ancora visto, quindi non azzardatevi a spoilerarmelo, vi ammazzo la vita. Immaginatevi un meeting Tobey Maguire, Tom Holland, ecco. Ora sostituite il costume col torso nudo, le ragnatele con la musica rock e avrete il featuring del secolo, quello con l'iguana, l'uomo di Last for Life, un'icona senza tempo della scena, e infatti guardate la faccia di loro quattro mentre ci parlano su Zoom, ma guardate anche l'espressione soddisfatta di Iggy, che sembra davvero entusiasta di conoscerli, tanto che poi, appunto, ha finito con l'incidere una versione alternativa di I Wanna Be Your Slave, in cui canta anche lui. Forse lo zampino delle case discografiche in questa vicenda non è da sottovalutare, visto il peso dell'eredità stilistica, quantomeno formale, tra Iggy e Damiano, ormai è tutto business, ma qui hanno scelto un bel business. Really like your band. It's a real band, you really play, you know? Really good. E prima di continuare, se non volete diventare miei schiavi, costretti a supplicarmi di tornare a casa come Marlena, cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1, l'opening act dei Rolling Stones. Pop
Posso permettermi di non dire niente? No, perché siamo sotto Natale. Allora va bene, diciamolo ovvio. Cosa poteva esserci di più onorifico per una nuova band rock dalla vena sguaiata e sexy se non far d'apertura alla band rock dalla vena più sguaiata e sexy della storia? Non c'era nient'altro. Nessun premio che reggesse il confronto. E vorrei anche ben vedere. Il 6 novembre all'Allegiant Stadium di Las Vegas, i quattro di Monteverde hanno mandato in delirio tutti. Tutti! Compresi gli stessi Stones, che nella persona del loro frontman Mick Jagger ha espressamente ringraziato i Maneskin complimentandosi per lo show. Dal canto loro una sola risposta: best night ever, come da post su Instagram. Thank you, I want to thank Maneskin for the great set they did before we came on. Thank you guys, grazie mille ragazzi. Allora, piaciuta la nostra lista? E adesso vi lascio ai bloopers, così finalmente posso riposarmi due secondi, visto che mi è pure venuto il singhiozzo nel fare questa top. Davvero fuori di testa! E spero di... Il singhiozzo, no! E spero di non fare mai più questo gioco di parole... ancora! Di un grande classico di Frankie Valli e The Four Seasons del 1697... non credo proprio...